Con il suo lessico amoroso e lessico familiare, qua Rai 3 ci ha dato diversi spunti già su cui riflettere. È un onore avere collegato con noi da Milano Massimo Recalcati, che però credo che non mi senta, o magari sì. Recalcati, buonasera. Ecco, Ah, ecco, adesso ti sento. benissimo, Adesso non sentivo più niente. E ho visto che aveva giustamente la faccia del panico perché siamo in diretta, però su via. Insomma, dopo le lacrime di Lavinia, direi che un collegamento in ritardo non è nulla. Allora, abbiamo detto, e lo dicevo a mo' di provocazione prima, ma purtroppo è un po' vero, Recalcati, che questi ragazzi verranno un pochino etichettati come quelli della maturità 2020, no? Maturità Covid, ve la siete sfangata facile. Che impatto avrà, questa cosa su di loro, sul loro futuro? Ma questo è difficile da dire, insomma, come psicanalista constato che la presenza, diciamo, dell'esame di maturità nei sogni, a volte anche negli incubi, no? Esiste come un inconscio collettivo sull'esame di maturità. Tutti noi abbiamo almeno una volta, sognato l'esame di maturità, nella forma del sogno o nella forma dell'incubo, appunto, perché l'esame di maturità è una sorta di rito di passaggio, no? Cioè la vita entra nella sua fase adulta. Allora qui questa generazione si trova di fronte ad un esame modificato nei contenuti, per cui c'è una sola prova alla fine, quindi è un esame prosciugato. Ma non è tanto questo che amputa, diciamo, l'esperienza, è il fatto che viene meno o si riduce molto, la dimensione della prova. Le lacrime della ragazza è chiaro che alludono al fatto che questa generazione ha già vissuto una prova terribile, che è la prova della quarantena, è la prova della privazione della libertà, è la prova, diciamo, di un trauma collettivo che ci ha investito, ma in più viene meno anche l'esperienza della prova, che l'esame della maturità è un esame individuale e pubblico insieme. Quindi è veramente un rito simbolico di passaggio, e secondo me tutto quello che sta accadendo ha svuotato un po' il significato di questo rito. Di questo passaggio. Recalcati, sicuramente i ragazzi sono stati privati del luogo della socializzazione, del luogo per alcuni di loro dell'amore, della fisicità. E va bene, lo abbiamo letto, lo abbiamo detto da genitori, lo abbiamo anche vissuto. Ma c'è un qualcosa che hanno acquisito grazie a questa pandemia, secondo lei? Ma intanto hanno perso moltissimo, no? Cioè la didattica a distanza non esiste. Non c'è, come dire, la didattica e la relazione, per cui tu puoi fare la didattica senza la relazione. La didattica è tale solo in una relazione. Dunque questi ragazzi hanno perso innanzitutto la vita della scuola, la vita della comunità, la parola del maestro. I fortunati che li hanno incontrati, no? Hanno perso l'incantesimo dell'ora di lezione. Dunque, questo è quello che hanno perso. Quello che hanno trovato, io non insisterei tanto sul tema della connessione tecnologica che ha come supplito questo vuoto. Io penso, questo mi sono sforzato di dire anche ai miei figli adolescenti, penso che abbiano potuto fare un'esperienza, diversa della libertà. Cioè lo stare a casa, la quarantena, la privazione della libertà li ha come portati a vedere che esiste un altro ritratto della libertà, non solo la libertà come capriccio, arbitrio, far quel che si vuole, ma la libertà come solidarietà. Per cui questa esperienza di privazione, se letta nel modo giusto, può avvicinarli ad un'esperienza della libertà come solidarietà, direi anche della libertà come esperienza di fratellanza che il nostro tempo ha come perduto. È interessante, Recalcati, quello che dice, perché siamo a fine puntata, però i tre momenti, quindi quello dedicato al cibo, Carlin Petrini ha fatto cenno alla solidarietà, il momento dedicato allo spazio, Luca Parmitano ha fatto appello e comunque accenno a un mondo globale, quindi all'unione e alla condivisione e non alla frattura, e adesso lei mi sta parlando di nuovo, usando proprio questo termine solidarietà. È interessante perché alla fine è un anello
bello ed è un cerchio che si chiude alla fine di puntata. A me piacciono i cerchi che si chiudono, dottore. Adesso prima poi di sentire Lavinia e Alessandro che sono ancora collegati con noi, posso chiederle due cose private? Allora, una, come si ricorda e come è andata la sua maturità? Sì, mi ricordo benissimo. Io vengo da una famiglia di floricoltori, per cui gli studi classici li ho fatti dopo. E invece prima studiavo in un istituto professionale nell'estrema periferia di Milano, Quartogiaro. Io sono specializzato in coltivazioni di piante tropicali di serre calde. Ah, e quindi ho fatto la maturità su questa. La prova tecnica era sugli usi e costumi del letame nell'agricoltura italiana. Dunque questo giusto per, è surreale, per farle capire da dove provengo. Meraviglioso. Però scusi. Grande soddisfazione, presi 59. Ah, e fui l'unico di tutto l'istituto a portare, ma penso anche di molti tra i ragazzi della maturità, a portare, allora si poteva, la terza materia facoltativa, oltre le due obbligatorie, quindi portai storia. Quindi mi è diventato un secchione, perché invece la storia vuole che lei sia stato addirittura, così mi dicono, bocciato alle elementari. Recalcati, non si può sentire, non ho mai sentito nessuno bocciato alle elementari. Sì, sì, io ho un curriculum scolastico di tutto rispetto, diciamo. Sono stato l'ultimo bambino, credo, ad essere del Regno Unito a subire la bocciatura in seconda elementare. Poi nel tempo mi sono fatto anche un'idea abbastanza particolare. Ho pensato che la maestra detestasse mia madre perché è bellissima. E dunque la rivalità tra donne è ricaduta sul figlio che è stato bocciato. Ma questa è una lettura psicoanalitica, diciamo, retroattiva. Ma adoro, noi abbiamo sempre bisogno di queste letture che ci in qualche modo assolvono dalla realtà. Voglio sentire da Fresi com'è stata la sua. Che ricordo hai, Stefano, della tua maturità? Allora, io ho fatto un errore fondamentale. Io ho peccato di tracotanza. Perché io ho contestato il tema d'esame che chiedeva... Parlate del concetto di lavoro nella società greco-romana. E io ho esordito dicendo: parlare di lavoro in una società in cui il lavoro lo fanno gli schiavi mi sembra un controsenso. E quindi ho spaccato in due la commissione fra quelli che mi ritenevano un coraggioso genio e gli altri che dicono: ah, imbecille. La prima cosa che si impara al classico è che chi pecca di tracotanza finisce male e tu fai sta cosa. E quindi alla fine la media ponderata è stata inferiore al 50, 48. Vabbè, però comunque preparato, due secchioni, eh? Cioè io sono uscita dal classico con 39, ecco, come si diceva, il 36 più un calcio. Allora, voglio sapere invece da Recalcati, collegato da Milano, secondo lei il futuro della scuola? Allora, abbiamo capito che lei boccia l'istruzione da remoto in toto, cioè secondo lei non può essere. Quindi che futuro ci aspetta nella scuola? Beh, intanto faccio una considerazione molto veloce, che il problema della sicurezza sembra avere colonizzato ogni riflessione sulla scuola e sul suo futuro. Quando si parla della scuola che ricomincia, si pone il problema del distanziamento, del plexiglass, della appunto didattica a distanza. Come dire, nessuno ragiona sull'occasione drammatica che questo virus ci ha dato di ricostruire la scuola, perché la scuola è un paziente, la scuola italiana da decenni è un paziente in terapia intensiva. E perché? Perché non si stanziano le risorse sufficienti, perché questo paese non ha ancora capito che un paese che non investe sulla scuola è un paese senza futuro, è un paese morto, perché concepisce ancora la scuola per certi versi come un'azienda o un parco giochi o un asilo sociale dove parcheggiare i nostri figli, e invece sarebbe l'occasione di un anno zero della ricostruzione anche del pensiero della didattica della scuola, di cui nessuno in questo momento parla, e invece sarebbe l'occasione di fare uno sforzo di poesia, uno sforzo di immaginazione per ripensare seriamente la nostra scuola. Si parla tanto di vaccini in questo periodo. Pasolini diceva una cosa fondamentale sulla scuola, diceva che il vaccino che la scuola distribuisce, tra l'altro gratuitamente, è il vaccino della cultura. E dove c'è cultura c'è desiderio di vita, dove non c'è cultura c'è desiderio di morte. Dovremmo sempre ricordarci di queste parole. Recalcati, in chiusura, ma secondo lei perché non è una priorità nel nostro paese
il sistema scolastico, com'è possibile? Perché insomma, questa pandemia ce lo ha tristemente dimostrato, è stato aperto tutto, sono stati fatti decreti, si parlava di tutti, tranne che della scuola, e stiamo parlando del futuro di questo paese. Non è un controsenso? Sì, perché c'è una cecità, diciamo, la scuola non restituisce una produttività immediata, no? Pensare la scuola significa avere dei pensieri lunghi che investono le generazioni, no? Da questo punto di vista, come dire, il pensiero per la scuola deve essere un pensiero che implica una prospettiva, e quindi non ha un ritorno, un profitto immediato l'investimento sulla scuola. Certo che ha fatto a me molta impressione la marginalità a cui è stata costretta la scuola, ma non è una marginalità legata al Covid, è una marginalità che risale, diciamo, negli ultimi decenni del nostro paese. Non c'è un pensiero autenticamente riformista della scuola che pone la scuola al centro del futuro del nostro paese. Dell'asse, certo. Recalcati, sono collegati con noi Alessandro e Lavinia, due studenti maturandi del Giulio Cesare di Roma. Che consiglio si sente di dar loro? Il consiglio più immediato che mi verrebbe da dare, anche se nel mio mestiere, diciamo, lo psicanalista non dà mai consigli, però qui non siamo in una seduta, dunque mi permetto di dire qualcosa. Di continuare a studiare quello che amano di più, no? La scuola dovrebbe favorire lo sviluppo dei talenti, delle inclinazioni, delle vocazioni. Educare non significa normalizzare le vite, non significa raddrizzare le viti storte, ma significa potenziare i desideri e le deviazioni singolari, no? Anche quelle più anomale. Quindi il mio consiglio è dedicarsi alle cose che piacciono, dove il dovere si confonde col desiderio, no? Allora, se io devo studiare qualcosa che mi piace, mentre mi sto, come dire, sottoponendo al dovere, in realtà sto realizzando il mio desiderio. Mi auguro che loro riescano in questa impresa, no? a coniugare il desiderio con il dovere. Alessandro e Lavinia, sentito? Sentito, sentito. C'è qualcosa che volete aggiungere? C'è una riflessione che volete fare? C'è un qualcosa che avete sentito che vi dà uno spunto di riflessione? Approfittatene, perché Recalcati è qua e può rispondervi. Poi dopo, finita la diretta... No, noi pensiamo che, come ha detto il professor Recalcati, sicuramente questa sarà una maturità diversa, però ci ha lasciato molto, ci ha anche insegnato a riscoprire dei valori veri, quelli legati alla convivialità, al sociale. Infatti, come tutti i ragazzi della nostra età, siamo sempre stati troppo abituati magari a rimanere in contatto tramite dispositivi elettronici. E questa esperienza ci ha fatto veramente capire cosa vuol dire starci vicino nel vero senso della parola, non attraverso telefono. Alessandro, allora vorrei farti una domanda e mi piacerebbe che, insomma, anche Recalcati, se vuole, può intervenire. Recalcati prima faceva accenno all'importanza che questo lockdown può aver avuto su voi ragazzi, su voi giovani, sull'educazione alla libertà, no? Cioè, mi sembra, forse, dico io, ma lo dico da madre, anche se le mie sono ovviamente più piccole di voi, però c'è un insegnamento che Lavinia ti senti, o Alessandro, che voi avete, che porterete nella vostra valigia della vita dopo questo lockdown? Recalcati accennava alla libertà. È così? C'è un'altra cosa che vi ha insegnato? L'appartenenza, un concetto che vi portate che forse avevate un po' sottovalutato prima del lockdown? Probabilmente eravamo anche abituati ad avere sempre, diciamo, i professori accanto a noi in ogni momento della giornata scolastica, a poterci confrontare per ogni dubbio, in ogni momento, o anche tra noi compagni. Adesso sicuramente durante il lockdown abbiamo imparato a essere più indipendenti, più autonomi, a gestirci lo studio in maniera diversa, non avevamo più magari l'interrogazione sulla singola materia o sul singolo argomento giorno per giorno, dovevamo imparare a gestire i nostri tempi, a coordinare tutto, a resistere anche magari tante ore davanti a un computer, che assicuro che è molto più pesante dello stare a scuola, ovviamente.
Però sicuramente adesso sono più preparata alla vita universitaria di quanto mi aspettassi perché ho capito cosa vuol dire stare sotto esame, ho capito cosa vuol dire non avere nessuno che ti aiuta, o comunque ovviamente i professori davano il massimo che potevano darci, ma ovviamente i metri ci separano e chi è da casa rispetto a scuola è tutto un altro mondo. Però mi sento più sicura del mio percorso e di quello che posso dare anche da sola, sicuramente. Fresi, tu cosa ti senti di consigliare? Hai scritto un articolo, hai letto un'intervista tua dove consigliavi ai ragazzi, Prima dell'esame, sì, prima no, dell'esame. un trucco che funziona sempre, cioè questo trucco che spiazza qualsiasi tipo di Per commissione. favore, condividilo. Quando una commissione d'esame ti fa una domanda, Sì? dai la risposta esatta e loro proprio rimangono basiti. Quando è nato Leopardi? 1798. E sei, non ti si può dire nulla. E quindi Cioè, il la trucco. preparazione è la vera trasgressione. Cioè lo studio è la Sì, vera. senza dubbio. Recalcati, è d'accordo? Oggi la trasgressione, la vera trasgressione è essere preparati? Ma sa, la vera trasgressione è provare piacere nello studio, no? Io penso che una privazione che questi ragazzi hanno subito è di non aver potuto beneficiare delle lezioni in aula. Allora, la lezione in aula è una cosa, la lezione a distanza è Chiaro, un'altra cosa, no? chiaro. Il maestro non è solo, diciamo, un'astrazione, è un corpo, è una voce, è una presenza e tutto questo, come dire, erotizza in qualche modo il rapporto dei giovani col sapere. Ecco, io penso che quello che conta è, come dire, accendere il desiderio di sapere. Un'ora di lezione ha questo potere e questi ragazzi sono stati privati per certi Certo. versi della bellezza della lezione in aula. Dello scambio, che poi è esattamente quello che diceva Lavinia. Allora, Alessandro Lavinia, grazie, un enorme in bocca al lupo per la maturità. Ci saranno altri momenti da celebrare nella vita. Mi raccomando, il distanziamento, o mascherina o un metro e mezzo. Vabbè, voi due tanto ormai secondo me avete già limonato, quindi potete anche star di fianco. Allora, grazie mille ragazzi. Massimo Recalcati, davvero grazie. Ricordo La tentazione del muro in Arrivederci. libreria adesso, quindi insomma il nuovo libro, quindi anche a lei in bocca al lupo per la sua nuova avventura.